سلام لاخ مريم مليخ طيبوثة نار العماخ مريخات النشي ومراخ بيرت خرسي غيشو ماط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاه هاشا وشاق الملفين آمن Guardi, anzitutto direi forse il motivo stesso dell'odio, che è la scaturigine poi del comportamento di certi paesi. E, perché il cristianesimo, direi, e questo non è trionfalismo, ma è una constatazione di fatto, è l'unica forza al mondo che abbia come bandiera la verità e la libertà. La verità, naturalmente, è chiaro che uno potrebbe dire, ma la verità nella quale credi tu? Beh, certo, la verità nella quale credo io, evidentemente, ma ho la presunzione di pensare che ci sia anche una ratio, una oggettività nella ragione, per cui esista anche qualche cosa di oggettivo per tutti e non soltanto per chi ha fede. Poi, per chi ha fede in una religione rivelata, è evidente che l'oggetto della rivelazione diventa la verità. E per di più, entrando in una religione rivelata che ha come fondatore una persona come Gesù che dice io sono la via, la verità e la vita, è chiaro che se io credo che lui sia Dio, questa è la verità e tutto quello che lui mi dice è la verità. Naturalmente nel discorso della verità si innesta quello della libertà, perché uno potrebbe dire beh, ma questa è un'imposizione. A parte il fatto che il vero non è un'imposizione, perché se io adesso sono vestito di nero, dire a lei per favore dica che io sono vestito di nero non è un'imposizione, insomma, è una cosa logica. È vero che partendo da determinate arrampicate filosofiche si potrebbe dire sei tu che lo vedi nero e che la dici nero, come, e allora diventa nominalismo, ma non andiamo fuori da questo, rimaniamo alla verità. La verità è la libertà. Perché? Perché la verità cristiana non è imposta a nessuno, è questa la diversità. Perché altri potrebbero dire no, ma la verità è assolutamente questo, questo e questo e non voglio nominare nessun altro fondatore di religione. Ma comunque si capisce bene. Sì, ma la differenza è questa, che un conto è imporre la verità con la sciabola, oppure anche con la sciabola della persecuzione mediatica. Oppure chiedere un atto di fede che deve essere libero. L'atto di fede cristiano è un atto di fede libero, perché se non c'è la libertà non c'è l'atto di fede. E questa è la nostra fede, quindi è il plinto di fondo, no? D'altronde se gli uomini tutti, anche quelli delle organizzazioni internazionali, pensassero a quando è nato il discorso della libertà di coscienza in questo mondo, si accorgerebbero che è nato col cristianesimo. Quando con la persecuzione dei cristiani si è chiesto vuoi mettere un cucchiaino di incenso di fronte alla statua di Cesare? Perché se non lo fai ti ammazziamo. Se lo fai vai a casa libero. È un'aberrazione. Cioè, la libertà di andare a casa oppure addirittura lasciarci la vita. Ma il cristiano dice non ti è lecito questo, perché della mia coscienza è garante Dio e solo Dio mi rende libero. Gli altri se hanno potere, se hanno soldi, se hanno potere politico o di pressione sociale, eccetera, non mi rendono libero, ma mi opprimono. E solo Dio, davanti al quale siamo tutti uguali, sia il capo di Stato, sia il segretario del partito, sia il comune passante che passa per strada, ecco, tutti allora possiamo godere della libertà. Quindi la libertà è tipicamente cristiana, potremmo dire è nata nel Colosseo, quando dico Colosseo in senso simbolico perché poi in tanti altri posti, ma col cristianesimo, quando si dice no, la mia coscienza mi impedisce di fare questo, ma nello stesso tempo rispetto tutti. Ecco la differenza del cristianesimo, non solo, ma rispetto a, ho questo concetto della verità e questo concetto della libertà
e ammetto che ci siano altri che non hanno questo concetto e hanno diritto a vivere e a dire la loro opinione, a professare la loro fede. Certo, fin tanto che non violenta la libertà degli altri, è chiaro. Quindi, ecco, volevo fare questo cappello. Fatto questo cappello, possiamo dire, sì, c'è un certo numero di paesi. Ecco, preferirei adesso qui non nominarli esplicitamente, questi paesi, perché proprio per la libertà qualche volta si creano delle tali complicazioni a livello poi diplomatico, però voglio essere chiaro, ACN, Aiuta la Chiesa che Soffre, evidentemente ce l'ha il catalogo, e tant'è vero che sa dove andare ad aiutare, e quando deve parlare, parla. Ora qui preferisco parlare in modo più religioso, in senso più ampio, ecco, solo per questo. Ecco, potremmo dire che sono un po' come una scaletta queste, perché la discriminazione, diciamo, è il primo atto, che non è ancora violento nel senso esterno della parola, ma di fatto è già qualche cosa che mette da parte un gruppo, che mette da parte determinate persone. Quindi è più un giudizio e un pur parlé, si direbbe, no? Di categoria di questa persona e quest'altra, no? Poi si arriva all'azione discriminatoria nel senso vero e proprio della parola, e poi si arriva all'intolleranza e a tutto il resto. Pensiamo che cosa è successo, per esempio, in Germania, e poi non solo in Germania, per gli ebrei un po' prima dell'Olocausto, che scoppiasse proprio l'Olocausto, no? C'è stata tutta una campagna denigratoria degli ebrei, c'è stato tutto un sussurrare sul fatto che loro detenevano il potere finanziario più grande, e poi sulla questione razza, tutta una discriminazione piano piano, per far montare nella gente la diffidenza verso il gruppo ebraico, verso le persone impegnate anche culturalmente appartenenti al mondo ebraico, per cercare di discriminarli a scuola, nella società, nelle espressioni artistiche. E allora piano piano si è arrivato fino allo scoppio della bomba, potremmo dire, dell'odio proprio esterno, clamoroso e violento e bestiale. Però si incomincia di lì, è come un piccolo solletico che si fa all'opinione pubblica, e poi a questo punto, piano piano, gestendo i giornali, gestendo le televisioni, gestendo, che so io, infilandosi nella magistratura, infilandosi in tanti gruppi, che non nomino, ma che possiamo ben immaginare, che agiscono sotterraneamente nella società, ecco che piano piano si arriva alla vera e propria persecuzione. Attualmente, sa, la persecuzione la vediamo in modo cruento laddove la documentazione, e noi come Kierkegaard facciamo anche sempre ogni anno un volume con tutte le... quindi lì si parla proprio del dove, come, quando, eccetera, e su chi. Ma ecco, direi che questa è la più clamorosa, la si vede, e incomincia a montare anche in modo parecchio forte. Poi ci sono delle nazioni dove in realtà non c'è un'azione da parte dell'autorità politica, dello Stato in quanto tale, perché sa, attualmente gli Stati agiscono in guanti bianchi, quindi tante riverenze, tante, per carità, prendiamo le distanze da ogni violenza, eccetera, e poi... incerti, eh? E altri meno così, ma attraverso tante cose sì. Allora però si tollerano, possiamo dire, per esempio qualche paese asiatico, eccetera, che tollera però la violenza, cioè ci sono dei gruppi che fanno violenza ad altri gruppi, non so, ad una parrocchia, ad un gruppo di famiglie in un villaggio. Uccidono qualcuno, fanno saltare qualche cosa, che poi il fatto che l'inchiesta si apra ma si insabbi subito. Ecco, questo è un modo,
è un modo evidentemente di persecuzione anche da chi continua a mantenere le mani pulite dal sangue, ma forse sono più criminali ancora di quelli che hanno compiuto l'atto, perché sanno dove vogliono arrivare. Quegli altri sono ignoranti e violenti che, ecco, gasati e dominati hanno fatto quello che hanno fatto. Va? Quindi ci sono tanti tipi di violenze. Poi c'è il tipo di persecuzione che in fondo noi non possiamo dire di non essere perseguitati in Europa. Non so, in Canada, negli Stati Uniti. Come facciamo a dirlo? Certo, perché non vediamo esternamente. Ma tutte le pressioni, le gestioni degli articoli di molta stampa, le gestioni di tante reti televisive, i tipi di inviti che si fanno quando ci sono delle tavole rotonde e poi si diffondono, e il tipo di elefantizzare per esempio situazioni negative e silenziare le situazioni positive, e questo è tutto discriminatorio. Poi tutto un tipo di cultura che viene protetta e che va avanti in un determinato modo. Anche la montatura degli scandali, e quando ci sono e sono deprecabili e da perseguire con non dico violenza, perché nella Chiesa nulla deve essere violento, ma con determinazione assoluta. Però poi ci sono anche le cose gonfiate, che poi si rivelano che non corrispondono al vero, tutto rimane. E allora piano piano tutto concorre a dare un senso, oppure le prese in giro. E, non so, anche per la presentazione della morale, no? Per esempio per il rispetto alla vita in tutte le sue fasi, ecco, il fatto di fare una casistica esagerata e montarla poi piano piano, per cui si prende in giro o si va a deprecare la posizione cristiana, la posizione cattolica, ma perché si parte da un particolare. I particolari e i casi ci saranno sempre, ci sono sempre, senza calcolare però che tutta la cultura cristiana, veramente cristiana naturalmente, e si china sempre sulla persona che ha bisogno e sulla persona che è nella disperazione. È tutta la storia cristiana che ce lo documenta, ed è nel DNA dell'educazione cristiana. Quindi, insomma, ecco, questo qua, quindi quando si parla di persecuzioni, eccetera, penso che sia bene tenere presente tutti i tipi di persecuzione, veramente tutti. E non quelli soltanto che culturalmente sono più corretti, sono più alla page, ma tutti. Beh, si tratta, diciamo, come paesi messi in elenco sono 13, ecco. In questi paesi, certo, quando la politica fa religione, evidentemente diventano i primi persecutori, i governi, è chiaro. In genere i governi stanno sempre attenti nel dire che, per esempio per quanto riguarda la Chiesa, che la Chiesa non deve fare politica, ma la Chiesa potrebbe dire che i governi non devono fare religione. Per esempio, quando si tratta di questioni morali, certe questioni morali tipiche, come parlavo prima del rispetto della vita, è chiaro che qui si entra nella coscienza delle persone, e quindi a questo punto, se i governi entrano in questi discorsi, ora, se è per regolarizzare alcune situazioni, allora è un altro discorso, ma se entrano nella situazione in sé, nella teoria, ecco, proprio nella, allora evidentemente esorbitano dalla loro competenza, perché poi i fatti morali sono legati alla coscienza delle persone. E questo è un altro discorso delicato, la coscienza del cristiano, adesso sto parlando del cattolico, non può essere sciolta totalmente da quello che è l'indirizzo del magistero della Chiesa, perché per essere libero come cattolico devo poter conoscere la dottrina cristiana, se no non sono libero, se no io semplicemente assorbo delle opinioni che vengono fuori, ma le opinioni non sono il cristianesimo e non sono la Chiesa. Le opinioni ognuno può avere le sue,
ma se voglio essere cattolico devo stare ad una tavola di fondazione. Esiste la Divina Rivelazione, esiste la tradizione della Chiesa, esiste il Magistero continuato e ininterrotto della Chiesa e poi esiste il sensus fidei dei singoli fedeli che molto spesso salvano noi pastori quando diventiamo matti. Ma guardi, non è che non sia possibile la convivenza pacifica tra culture diverse e religioni diverse in uno stesso territorio anche. Questo no, ci può essere, basta osservare per esempio la legge naturale, ma la legge naturale è diventata un ping pong, un campo da bocce. Se si nega la legge naturale, si nega il fondamento del dialogo, per esempio, e il dialogo è fondamentale. Però il dialogo deve essere inteso in modo molto corretto. Cioè io, dialogando, non mi svesto dei miei vestiti, ma do ragione dei miei vestiti con calma, con serenità e ascolto le ragioni che l'altro ha e le confrontiamo. Ma invece a volte si parla, ci si riempie la bocca di dialogo e poi si è di una intolleranza assoluta. Per esempio si ucciderebbe uno che dice di non essere dialogante. E allora? Dove va il dialogo? La pensa diverso? Pum, via. Beh, allora qui qualcosa non funziona, no? Allora, voglio dire, la convivenza, poi non solo, dobbiamo mirare, anche perché ci sono componenti molto diverse, con radici storiche, radici religiose, eccetera, eccetera, che convivono nella stessa società. Però è chiaro che bisogna avere, intanto da parte nostra, per impegnarci noi, poniamo, dobbiamo tenere presente la chiarezza e la mitezza nello stesso tempo. Non si può mai avere una vera mitezza, nel senso evangelico della parola, se non si hanno le idee chiare sulla verità. Perché allora non è mitezza, è essere scemi. E la questione è diversa. La mitezza invece è la persona, come Gesù, mite e umile di cuore. Ma è lo stesso Gesù che ha detto «Io sono la via, la verità e la vita». È lo stesso Gesù che quando gli hanno chiesto la dottrina sull'Eucarestia e se c'erano resistenze perché non capivano, ma come bisogna mangiare la carne, bisogna bere il sangue, lui che cosa ha detto? Mite e umile di cuore, volete andarvene anche voi? Perché la verità era quella. Però si tratta di porgerla, di saperla porgere, ma soprattutto non solo di porgerla con le parole rispettose di chi la pensa in modo opposto, ma con la testimonianza della vita. Quindi per noi il discorso sulla santità è fondamentale, è alla base di tutto, come la fede è alla base di tutto evidentemente. La santità di vita che è disciplina di se stessi. Quindi quando c'è questo c'è civiltà normalmente, poi ci vuole il rispetto delle civiltà. Quando le civiltà hanno prodotto fatti positivi, negativi ce ne sono sempre, ce ne sono anche nel cristianesimo, ce ne sono, perché è chiaro, le singole persone non sono il cristianesimo, quindi la singola persona può benissimo sbagliare. È l'insieme che non sbaglia, ecco, se abbiamo fede. E con la cooperazione di tutti e in modo ordinato, cioè che ognuno secondo il proprio carisma o istituzionale o liberamente dato comunque dal Signore, ecco, si attenga alla propria identità e alla propria vocazione, eccetera. Questo sembra una sciocchezza, ma credo che sia una ricetta che concorra. Poi naturalmente ci vuole il rispetto dei diritti fondamentali. Ecco, ricordo che nel 48 l'ONU fece quella dichiarazione dei diritti fondamentali dell'uomo, no? Ecco, questa anche per l'aiuto alla Chiesa che soffre è la base nel dialogo con gli altri, perché è una carta scritta, sottoscritta, disattesa continuamente, ma tanto più ci dobbiamo sentire impegnati a saperla rispettare. E poi c'è il Concilio Vaticano II, non dimentichiamo, sulla libertà religiosa.
Concilio Vaticano II è da leggersi in ginocchio perché è opera dello Spirito Santo, non è mica opera del Babau. E quindi evidentemente bisogna rispettarlo. E c'è una formula bellissima nella libertà religiosa che si chiede poi agli stati praticamente che nessuno sia impedito di professare il proprio credo e ne sia impedito non soltanto nella sua coscienza, ma anche nel poterlo esporre agli altri anche e nelle azioni, negli atti di culto e nel poterlo testimoniare anche attraverso la carità che è imperata dal suo credo, no? E poi di non essere impediti di essere agevolati nel farlo e di non essere impediti e di non essere violentati nella propria coscienza. Questo naturalmente è una libertà religiosa che non è certo solo per i cristiani, è per tutti. E quindi questo è un altro elemento, un altro tassello del grande mosaico della convivenza pacifica tra i popoli. Sì, dunque, noi abbiamo questa specie di piano Marshall che sarebbe, per intenderci, sarebbe come quando c'è stato per aiutare l'Europa disastrata dopo la guerra, eccetera. E qui si tratta, noi lavoriamo come ACN non soltanto come cattolici, ma anche con gli altri cristiani che sono presenti sul territorio. E credo che questo abbia una valenza, di nuovo, di testimonianza ecumenica e di collaborazione molto importante. E lì la presenza è precipua dei cattolici e degli ortodossi, ma qualsiasi entità cristiana che sia presente evidentemente diventa un elemento fraterno di collaborazione. Lì si è speso molto come energie, come attenzione e come offerte stesse, come denaro, e devo dire che c'è stata molta sensibilità nel contribuire da parte delle varie sezioni di ACN, si sono nelle nazioni dove ci sono, e sono 27 mi pare, e hanno lavorato molto bene, hanno sensibilizzato molto bene con parecchi mezzi. Ecco, diciamo che in Iraq si è fatto moltissimo e in Siria si sta facendo, soprattutto finalizzato al ritorno dei cristiani in queste terre che sono terre meravigliose perché sono terre bibliche, quindi sono terre dove noi abbiamo delle radici, ecco, insomma, poi ci sono sempre stati e hanno sempre convissuto pacificamente anche coi musulmani, quindi non si capisce perché adesso non debbano, o meglio si capisce perché non ci sono, ma dobbiamo aiutarli a ritornare. E qualche passo abbastanza importante è già stato fatto in questo senso. Per esempio, ecco, noi adesso recentemente abbiamo fatto il pellegrinaggio a Fatima per rinnovare la consacrazione alla Madonna che era stata fatta dell'aiuto alla clerica che soffre 50 anni fa. Adesso, in concomitanza col centenario, si è pensato di fare questo. E lì hanno partecipato molti, le varie sezioni che sono disperse nel mondo e molti collaboratori e molti benefattori, ecco, dell'aiuto alla Chiesa che soffre. Abbiamo chiamato anche dei testimoni, un po' da tutte le parti dove la Chiesa soffre e dove ha sofferto di più anche. Ecco, è stata una bellissima corona di testimonianza, ecco, una corona del rosario illustrata, ecco, praticamente da queste testimonanze. E per esempio il padre Alemba, che è un dipendente della sezione centrale di Kirkenocht, dell'aiuto alla Chiesa che soffre, e che è uno specialista nella conoscenza del Medio Oriente, eccetera, ci ha illustrato molto bene e ha portato lui questi testimoni della fede in queste terre, e noi abbiamo cercato di riaggregare le famiglie soprattutto. Quindi abbiamo rifatto, e stiamo facendo ancora questo, chiese, case, dispensari per il cibo, per le medicine, eccetera.
eccetera, eccetera, ricostruito luoghi di culto, ricostruito luoghi di formazione anche per i laici, e soprattutto anche il dare di nuovo delle case popolari a questa gente, perché ritorna, ma ritorna che cosa trova? E anche per costituire un tessuto socio-economico che riesca a dare incentivo a dei piccoli imprenditori, a degli artigiani, quindi riprende quindi dei piccoli fondi in questo senso. E ci sono delle storie anche commoventissime, ecco, per esempio, dell'essere riusciti a ricongiungere, e lì è la provvidenza che agisce, no? Per esempio, per dire le famiglie, un giovane sposato con, mi pare, due figli, che in Iraq, che era stato già legato ad una croce per essere crocifisso. Poi, poco prima che si procedesse alla crocifissione vera e propria, è scoppiata una bomba vicino, e quindi i persecutori hanno dovuto, alcuni sono morti, altri sono dovuti correre per smantellare tutto, eccetera, perché hanno capito che stavano arrivando altri, evidentemente, a sfrattarli. E questo è stato lasciato però così, in mezzo alla muffa, in mezzo legato, non aveva da bere, non aveva da mangiare, cose veramente atroci, no? Lui è prima di scappare gli altri persecutori, lo hanno preso. Lui aveva una Madonna, una statua della Madonna di questa altezza più o meno, che l'aveva in casa, gliel'hanno presa, gliel'hanno buttata, si è spaccata la testa, le braccia, eccetera, e c'era ancora questa Madonna. Lui si è rivolto a questa Madonna per chiedere aiuto, no? Pietà, perché era lì, adesso che poteva avere la libertà, ma come faceva? E dov'era la sua famiglia, eccetera, no? Beh, insomma, che e attraverso aiuto alla Chiesa che soffre, perché avevamo fatto venire delle persone ritornare, tra queste c'era la moglie e i bambini. E quindi abbiamo cercato di dare loro anche una casa, e quindi, ecco, è rincominciata, una luce si è accesa. Ma sono tante, tante, tante le luci, ecco, insomma, che si stanno accendendo. E si è speso molto, mi ero anche annotato alcune cifre che si sono spese, perché, per esempio, e anche dei ritorni delle persone, 34 milioni di euro, per esempio. Quindi non sono qualche cosa. E mentre nel 2016, dato che c'erano ancora combattimenti, solo l'1% di coloro che erano scappati erano interessati a poter valutare l'ipotesi di ritornare, ecco, adesso abbiamo superato il 50% nel 2017, e incominciano a poter mettere anche le chiavi in una serratura ed entrare in casa e ridare, quindi, e possono avere anche la loro messa. C'è una storia bellissima di un sacerdote che era stato preso, lui era riuscito a salvare l'Eucarestia, poi era riuscito a scappare, però adesso è ritornato, e nel ritornare nel suo villaggio dove era parroco è ritornato con l'Eucarestia. E quindi gli hanno fatto una grandissima festa, è rincominciata la festa con la messa, e la festa del villaggio, eccetera. Quindi, ecco, speriamo, affidiamo tutto davvero al Cuore Immacolato di Maria, perché lei, che è la madre della Chiesa, che è il centro del cuore pulsante della Chiesa, perché è quella che dà una dimensione familiare, materna alla Chiesa. Noi abbiamo bisogno delle carezze di questa mamma. E allora con ACN cerchiamo di fare in modo che la Madonna possa carezzare molti volti. I semi ci sono, perché la Pasqua è avvenuta.
e quindi ci sono. La vittoria è del bene. E c'è già. Solo che siamo nella grande tribolazione, questo sì. Ma c'è questa speranza che è il propellente per andare avanti anche di corsa, come diceva San Benedetto, di correre dilatato corde verso il Signore che viene. Ecco, insomma. Quindi questo senz'altro. Ecco, che il sangue dei martiri sia seme di cristiani, direi che questa frase di Tertulliano corrisponde assolutamente alla verità. Basta guardare tutta la storia. Solo che bisogna avere anche la pazienza di sapere che esiste anche, per esempio, il Sabato Santo con tutto silenzio e tutto chiuso. Però poi c'è l'esplosione dell'Alleluia, dell'Exultet. E dobbiamo avere questa fede grande, ed è questa che ci permette di andare avanti, ci permette di lavorare nonostante tutte le contraddizioni. Dobbiamo crederci fino in fondo. Quello che è triste è il fatto, al quale lei faceva allusione, che noi qui siamo in molti che ci scristianizziamo. E questo dovremmo portare di più il discorso sul martirio. Dovremmo portarlo di più e sapere che di per sé il martirio è l'orizzonte comune del cristiano. Perché, come per i primi cristiani, e oggi ci sono molte più persecuzioni di quanto ci fossero nei primi tempi della Chiesa, molte di più. Noi abbiamo una responsabilità enorme. Ci vorrebbe una campagna di preghiera e di rievangelizzazione, ma non tavole rotonde, testimonianza, preghiera, catechismo, opere di carità, opere di misericordia corporale e spirituale. Ecco, questo ci vuole. E vabbè, non direi alcune, ma certamente bisogna tenere presente che noi ci stiamo scristianizzando in un modo rapidissimo, rapidissimo. Ci stiamo avvicinando alla solennità del Natale, per esempio. Beh, solennità del Natale, quanti calendari, per esempio dico in Europa, non saranno soltanto in Europa, quanti calendari sul 25 dicembre portano festa dell'inverno? Babbo gelo, nonno gelo. Così come per Pasqua la festa della primavera, la festa del mandorlo in fiore. Ma dopo 2000 anni di cristianesimo, noi siamo ancora grondanti del preziosissimo sangue di Cristo sparso sulla croce, che di cui una sola goccia è salvezza del mondo, e mercanteggiamo così, così come tutte le beghe all'interno della Chiesa. Dio mio, continuamente tempo perso, tempo perso, tempo perso, tempo perso per l'evangelizzazione. Ecco, la penso così. Dovremmo rimboccarci le maniche e soprattutto consumarci le ginocchia, conoscere la parola penitenza, che non è una parola triste, è una parola piena d'amore. Quindi non è per essere solidari con i nostri fratelli che stanno là e per poter riparare a tutto il male che stiamo facendo noi. Sì, le persecuzioni ci saranno sempre perché siamo segno di contraddizione. Non si vuole molto dire che c'è uno spirito di Dio e uno spirito del mondo, la mondanità. Ma questa è una lotta, il Vangelo è attraversato dall'inizio alla fine da questo, tanto che San Giovanni dice che il principe di questo mondo è Satana. Questo non vuol dire un insulto alla gente che vive in questo mondo come ci viviamo anche noi. No, 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 è lo spirito di Satana, ecco, lo spirito della divisione, dell'odio, della persecuzione, eccetera, eccetera. Ma perché? Perché Gesù si mette come discriminante. Io sono la via, la verità e la vita. Chi non si apre a Lui,
nelle varie forme. Lui solo sa, ci può essere anche una fede incoata, ecco, che non la si vede, che uno... Ecco, però si deve aprire alla luce della verità e dell'amore. E allora le persecuzioni ci saranno sempre, fin tanto che... Perché qualora non fossimo più segno di contraddizioni, ci sarebbe da dire, ma a che punto siamo? Beati voi quando vi perseguiteranno e diranno ogni sorta di male di voi. Però Gesù aggiunge, a causa mia, non perché avete compiuto delle cose disoneste, a causa mia, cioè nella testimonianza della verità del Vangelo e dell'amore evangelico. E praticamente direi è questo.